Eccoci qui, Jai Jagannath, Jai Jagannath. grazie della partecipazione. Oggi parliamo di un argomento che forse interessa molti, ed è quello dei principi regolatori, dei principi fondamentali della coscienza di Krishna, che non sono la stessa cosa. Allora, molte persone durante la mia esperienza mi hanno detto che erano dei problemi a seguire i principi regolatori e altrettante persone ho visto che hanno avuto dei problemi interni a seguire i principi regolatori, non l'hanno detto a nessuno, hanno continuato a fare quello che potevano, volevano fare, in modo anche magari un po' ipocrita. La cosa peggiore è addirittura vedere quando le persone, i devoti, diciamo così, i membri di un'organizzazione religiosa ufficialmente iniziati, bla 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 bla, praticamente diventano così distorti e repressi che invece che farsi un bicchiere di birra, si vanno a, diciamo così, commettere attività molto peggiori. E non stiamo a dettagliare perché secondo me siamo tutti abbastanza al corrente di che cosa si intende per atti peggiori. Perché adesso io sto analizzando questa situazione alla luce non solo della tradizione dell'organizzazione specifica o della linea di successione o della tradizione chiamata Gaudiya Vaishnava o Sarasvata Gaudiya Vaishnava, ma vorrei analizzare in una, diciamo così, in una prospettiva più ampia, la prospettiva di Dharma e Vidya, che sono veramente i pilastri non solo della coscienza di Krishna, ma come coscienza di Krishna noi intendiamo in generale la realizzazione spirituale e la via della bhakti, dello yoga e del tantra, che sono in realtà una stessa via. Allora, brevissima parentesi, perché bhakti, yoga e tantra sono la stessa via? Bhakti e yoga sono facilmente collegabili se uno legge la Bhagavad Gita originaria con un attimino di attenzione, tenendo aperti gli occhi e la mente, perché io ho visto tanta gente che legge i libri, la Bhagavad Gita, fissa una pagina, non ci capisce niente, non è un problema, gira la pagina, fissa la pagina successiva e dice che ha letto la Bhagavad Gita. Poi gli vai a chiedere che cosa dice la Bhagavad Gita e non lo sa, non ha la più pallida idea. Quindi bisogna effettivamente leggere, studiare con un po' di attenzione e di apertura mentale. Quindi anche soltanto il fatto che Krishna, la Bhagavad Gita, spiega molto evidentemente, molto chiaramente che lo yoga è tutte le forme di yoga insieme, ma che tutte queste forme di yoga culminano nella bhakti, cioè la bhakti è praticamente il risultato che si ottiene praticando tutte le forme di yoga. Sembra un processo naturale per arrivare È al un processo massimo. naturale. Il problema è che purtroppo negli anni, subito attorno al secondo dopoguerra, dopo diciamo così, l'indipendenza indiana, in India si è sviluppato questa cosa che viene chiamata Vinyasa Yoga, ma in realtà è una speculazione, un'invenzione assurda, e il cui principale fondatore è il famoso Iyengar. Ah, beh, Vinyasa quello Yoga. era uno yoga prettamente fisico. Brava, infatti,
In seguito si sono inventati l'etichetta Vinyasa Yoga per indicare lo yoga semplicemente fisico. E purtroppo la stragrande maggioranza degli insegnanti, gli istruttori yoga in Occidente hanno imparato da Iyengar. Uno dice, vabbè, cioè, Iyengar e i suoi, diciamo così, discendenti dal punto di vista di tradizione, non di famiglia, ma di insegnamento. Ora, purtroppo gli indiani cercano di buttare la colpa sugli occidentali, cioè, oh, in Occidente hanno distorto lo yoga. Sì, vabbè, io gli appunto ho risposto su un commento a un posting del genere dicendo, guardate che vi state dimenticando che sono stati gli indiani a insegnare questa distorsione all'Occidente, che magari l'hanno fatto in modo, diciamo così, positivo, costruttivo, perché erano convinti che gli occidentali fossero interessati il più possibile all'esercizio fisico. Però siete voi che l'avete chiamato yoga. Cioè, per cui, insomma, in poche parole, lo yoga non è soltanto la ginnastica, la respirazione, eccetera, anzi, ben altro. Infatti, Patanjali negli Yoga Sutra, all'inizio degli Yoga Sutra, quando dà la definizione di yoga, non parla né di respirazione, né di ginnastica, né di dimagrire, né di trovare la salute, di far passare il mal di schiena o di avere, diciamo, più flessibilità nei muscoli. Dice che lo yoga è l'acquietamento, la quiescenza, l'acquietamento della irrequietezza mentale. Quindi questo è il punto, diciamo così, di partenza per arrivare al Bhakti Yoga. Come si pratica il Bhakti Yoga? Si pratica attraverso tecniche tantriche, cioè mantra e yantra. Mantra, yantra, tantra sono praticamente lo stesso nucleo. Il Bhakti Yoga parte dal mantra, dalla recitazione del mantra e specificamente del Mahamantra, che sono i nomi di Dio. Ora, esistono diversi Mahamantra. All'interno della tradizione popolare degli Hare Krishna, se vogliamo definire in questo modo, il Mahamantra, diciamo così, scelto e prescelto è il Mahamantra Hare Krishna. Però altri Mahamantra sono, sempre nell'ambito Vaishnava, sono Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Narayanaya e via dicendo. Tutti i Mahamantra sono mantra che sono composti solo dai nomi della divinità. Mentre invece i mantra normali, non maha, non grandi, sono quelli che contengono un sacco di altre cose, tipo glorificazioni, richieste di benedizioni, eccetera, eccetera. Invece i Mahamantra sono solo nomi. Ci sono Mahamantra, per esempio, il Mahamantra di Nishinga, cioè Mahamantra di Nishinga Deva, Ugram Viran Mahavishnu, Jvalantam Sarvatomukam, ed è un Mahamantra che è sulla è la base dell'adorazione rituale di Jagannath, a Puri, nel tempio di Puri. Poi ci so, ovviamente c'è il famosissimo Panchakshara Mantra di Shiva, o Namah Shivaya, che è un Mahamantra a tutti gli effetti. E poi ci sono i Mahamantra della Dea Madre, che sono di solito contengono anche dei Bija Mantra, perché l'adorazione della Shakti è fondamentale nel Tantra, perché sostiene anche l'adorazione delle forme maschili della divinità. Infatti, ad esempio, nella tradizione di Chaitanya, Radha Krishna, Krishna non può essere separato da Radha. Per cui, Grazie. diciamo
la Shakti della divinità viene collegata indissolubilmente con la divinità. Un'altra cosa interessante è che il Kama Gayatri mantra, che è quello della cosiddetta iniziazione brahminica del Saraswata Gaudiya Vaishnava, il Klim è il bija mantra di Madre Kali. Kali, il bija mantra di Klim non è il bija mantra di Vishnu, è il bija mantra di Madre Kali. Di? Kali, Ah, Kali, cioè, Madre Kali, quella con tutte le braccia. Ok. E in effetti Rupa Goswami aveva una divinità di Durga. Allora, Kali e Kala, Kali è il tempo eterno. Quindi Krishna Bhagavad Gita quando mostra la sua forma universale e dice Arjuna, Kalosmi, io sono il tempo. Praticamente Kali è la sorella di Kala. Quindi l'immagine speculare, l'immagine identica. Mentre invece Lakshmi, come consorte di Vishnu, è l'immagine complementare. La simbologia tra sorella e consorte o sposa è diversa. Per cui la sorella siede da una parte e la consorte siede dalla parte opposta. Noi vediamo anche nel Bhagavata Purana, quando c'è l'apparizione di Krishna, quando Krishna appare a Vasudeva Devaki, quando nasce in poche parole, praticamente Vasudeva va a sostituire Krishna con Yogamaya Subhadra, che è apparsa, che è nata a Vrindavana da Yashoda. Quindi praticamente la sostituisce, la porta a Mathura e quando appare praticamente viene glorificata come la sorella di Vishnu. Yogamaya Durga è la sorella di Vishnu, Narayani. Si segue fino adesso? Sì. Perfetto. Quindi senza l'adorazione, senza il tramite della Shakti non si può arrivare a Shaktiman. E questo è un concetto fondamentalmente tantrico. I bija mantra che si usano nell'adorazione delle divinità e nei Gayatri mantra, nei Gayatri delle divinità specifiche. Allora c'è il Surya Gayatri mantra, che è quello che noi conosciamo come il principale Gayatri mantra, che si rivolge al sole. No, il sole come immagine di Dio. Om Bhurbhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Questo è il mantra, Gayatri mantra di Surya. Però ci sono anche Gayatri mantra delle varie divinità. Infatti il Gayatri mantra di Krishna è il Gopala mantra. Klim Krishnaya Govindaya Gopijanavallabhaya Svaha. Klim è un bija mantra. So se Gianni hai presente cosa sono i bija mantra. Sì, mi Perfetto. capisco. Semi, esatto. I semi i bija mantra insieme con il maha mantra formano il mula mantra, che è il mantra radice. Quindi Klim Krishnaya Govindaya Gopijanavallabhaya Svaha è un mula mantra. Tutto questo è tantrico al 200%. Quindi Bhakti Yoga è Tantra e il Bhakti è Yoga e tutto lo yoga deve portare alla Bhakti. Quindi per questo che io continuo a dire che Bhakti, Yoga e Tantra sono la stessa cosa. Non si può fare la distinzione che il Bhakti Yoga è una via diversa dal Jnana Yoga o dal Karma Yoga. Perché questo è esattamente il contrario di quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita. Cioè, se uno si degna di leggere la Bhagavad Gita così com'è, non come la dicono gli altri, vorrebbe che fosse, capisce che lo yoga è uno.
Ogni capitolo della Gran Gita è intitolato uno yoga, non a uno yoga diverso, a una forma, a un'espressione dello yoga che è uno. Addirittura Krishna non solo dice che tutte le forme di yoga sono un solo yoga, ma dice addirittura che lo yoga è Dio, che il Dharma, che lo yoga è il Dharma, e il Dharma è Dio. Yoga inteso come congiunzione. Bravo! Infatti la parola yoga significa congiunzione, unione, collegamento, relazione. E se questo non è la Bhakti, non so che cos'è. Quindi lo scopo dello yoga, lo scopo originario dello yoga, lo scopo genuino dello yoga, è quello di stabilire un collegamento, di integrare l'Atman con il Brahman, il Bhakta con la divinità, il sé inferiore con il sé superiore. La natura materiale con la natura spirituale. Quante volte? Andate a vedere, fate una ricerca, prendete il testo della Bhagavad Gita e col motore di ricerca andate a vedere quante volte Krishna dice che bisogna superare la dualità. Mica poche, un sacco di volte. Quindi, allora, andiamo a vedere che cosa vuol dire coscienza di Krishna. La vera coscienza di Krishna non è quella massa di speculazioni politiche che viene sfornata da organismi direttivi politici. Quello non ha niente a che vedere con la coscienza di Krishna. Quello ha a che vedere con le leggi, le regole interne di un'associazione. Possono inventarsi tutte le regole che vogliono, eh? Legalmente hanno il diritto di legiferare per quanto riguarda la loro associazione, ma non hanno mica monopolio su Krishna. Il monopolio su Krishna è un'idea assurda, ridicola, offensiva. Offensiva addirittura. Quindi i pilastri, i principi fondamentali della coscienza di Krishna in realtà sono quelli che si diciamo, riferiscono, che sono comuni a tutte le tradizioni autentiche della Bhakti Yoga Tantra, e che sono i principi di Dharma e Vidya. All'inizio del Bhagavata Purana c'è Maharaj Parikshit che incontra Kali Purusha, il quale travestito da re, è un Shudra, anzi meno di Shudra, travestito da re, che sta attaccando le zampe del toro che rappresenta Dharma. E tre ne ha già tagliate, ne resta una sola. Questi quattro principi del Dharma, questi quattro pilastri del Dharma, cioè le gambe sono i pilastri, come altro possiamo definire. Queste quattro zampe, questi quattro pilastri del Dharma, vengono elencati proprio qua nella spiegazione, no? Cioè, ma anche il Bhagavata Purana li elenca chiaramente. Sono Satya, veridicità, Dayam, compassione, Socha, purezza, pulizia, purificazione, e Tapas, cioè autocontrollo, disciplina, sforzo, impegno, dedizione. Questi sono i quattro principi della coscienza di Cristo. Perché se uno non è veritiero, se uno non è onesto, non si può parlare di coscienza di Krishna, si parla di politica, si parla di norme, regole, obiettivi amministrativi di un'organizzazione, ma non si può parlare di coscienza di Krishna. Senza veridicità, senza onestà, Dharma non esiste. Non, chi è che può parlare di Dharma quando è apertamente contrario alla veridicità e alla verità?
Nessuno. Secondo principio, dai, a compassione. Compassione che è non violenza, nel senso che di non odio, di non inimicizia, di non ostilità. Quando Krishna Bhagavad Gita lo spiega molto chiaramente, non ci sono nemici. Dice, colui che tratta tutti quanti in modo equanime, che siano nemici, amici, benefattori, parenti, eccetera, eccetera, è situato nella vera conoscenza. Quindi, quando sentite qualcuno che parla di nemici e dice di portare avanti la coscienza di Krishna, è il momento di aguzzare l'orecchio e dire: scusi, di quali nemici lei sta parlando? Perché a me risulta, nella Bhagavad Gita, Krishna dice che i nemici non esistono. L'unica cosa che noi dobbiamo tenere presente riguardo ai nemici è come i nemici si considerano se stessi e come si comportano nei nostri confronti o nei confronti di altri. Allora, lì dal concetto di nemici passiamo al concetto di aggressori, che è leggermente diverso. Per esempio, Maharaj Yudhishthira, uno dei nomi di Maharaj Yudhishthira è Ajatashatru, che significa il cui nemico non è mai nato, nel senso che non aveva nemici. Sì, però Yudhishthira si è trovato sul campo di battaglia a dover, come dire, a doversi Combattere. opporre, esatto, a persone che si consideravano suoi nemici e quindi l'hanno aggredito. Quindi non è che uno, secondo il principio della non violenza, non deve difendersi o non deve difendere gli innocenti aggrediti o non deve opporsi agli aggressori. No, no, tutto ciò è normalissimo. Rientra dal principio della compassione e della non violenza, perché è un principio superiore di compassione e non violenza. Se noi permettiamo che delle persone cattive, violente, aggressive facciano del male degli innocenti, noi non stiamo portando avanti la non violenza. Noi siamo complici attivi o passivi della violenza. Quindi la vera non violenza, la vera compassione consiste nell'andare davanti all'aggressore e dice: adesso basta, ti faccio smettere io. Se non la smetti, ti faccio smettere io. Questa è compassione e non violenza, perché ferma la violenza. Ed è compassione verso gli innocenti che soffrono. Quindi noi andiamo a vedere la differenza tra il comportamento e la teoria. Chi porta avanti la coscienza di Krishna non ha compassione e anzi continua a, come dire, diffondere, a sostenere l'atteggiamento di ostilità, la mentalità di ostilità, noi e loro. Noi siamo i meglio, loro sono i nemici, vanno distrutti. Questa è la mentalità asurica, come noi vediamo nel capitolo della Gita, appunto, in cui Krishna spiega il Daivasura Sampada, cioè le caratteristiche dei Deva e degli Asura. Qual è la caratteristica degli Asura? Io sono grande, io sono potente, io faccio sacrifici, cerimonie religiose e acquisto fama e rispetto, ho già distrutto quel mio nemico e ora distruggerò anche gli altri. Questa è la mentalità asurica. Non è coscienza di Krishna. È esattamente l'opposto, 180 gradi di opposizione. Quindi, terzo principio, terzo pilastro della coscienza di Krishna è la purificazione, la purezza, che non è necessariamente lavarsi ogni mezz'ora, fare la doccia ogni mezz'ora. La pulizia, la purezza è sia fisica che mentale e si basa sulla semplicità, sul distacco dalle cose materiali, dalla posizione, dal possesso, dall'appartenenza. La pulizia è essere distaccati, essere semplici.
ripulire la mente dalla spazzatura, ripulire l'ambiente, cioè rispettare la pulizia dell'ambiente, perché non è che buttare via la spazzatura dalla propria casa e abbandonare l'ambiente è un grande lavoro di pulizia. Perché se noi puliamo, rendiamo la nostra casa libera dalla plastica, per esempio, però andiamo a scaricarla in mare, dov'è la pulizia? È inquinamento. La pulizia fondamentale è quella di creare meno spazzatura possibile, non è quella di spostarla da un posto all'altro. Quindi il concetto di pulizia, di purezza, è più ampio di quello che la maggior parte delle persone tende a credere. Il principio di tapasya, cioè di austerità, di impegno, di dedizione, di sacrificio, eccetera. Anche lì bisogna capire cosa vuol dire, perché tapasya significa disciplina su se stessi, non disciplina sugli altri. Quindi, cioè, cercare di, come dire, impedire agli altri di fare il loro percorso o anche irreprimere le proprie necessità personali non è austerità. Questa idea di austerità è un'idea abramica che si basa sul concetto di mortificazione, di negazione, di repressione e di negazione degli istinti naturali. Quindi il tapasya, la tapasya è vera e propria, il tapas, consiste nell'addestrarsi a diventare sempre più, come dire, elevati dal punto di vista della pratica, del comportamento, dell'abitudine di vita, lo stile di vita. Quello che nello yoga si chiama, nel tantra si chiama achara, quindi comportamento. Sadachara significa una persona che, diciamo, un tipo di comportamento che è in sattva, virtuoso. Ora, questo non significa seguire rigidamente delle regole come sono i quattro principi regolatori di cui si parlava prima. Perché quando Krishna dice nella Gita, Sadhureva Samantabhaya, Apice Sudhuracharo, Bhajate Mamananya Bhakti, Sadhureva Samantabhaya, non significa che uno ha Sudhuracharo, significa che uno magari non segue proprio i principi regolatori come noi conosciamo negli Hare Krishna. È uno che magari non riesce a seguire i principi regolatori, magari non riesce a non bere alcolici, o non riesce, cioè, ma questo, Sudhuracharo non vuol dire violentare i bambini che sono affidati alle tue cure. Non è proprio Duracharo, non è, cioè, Achara sono le scelte di vita, diciamo, il livello di applicazione delle scelte di vita. Quando noi parliamo di principi regolatori, sono dei principi. Il fatto di non mangiare cose non vegetariane è un principio, non è una regola, una legge alimentare come nelle religioni abrahamiche. I musulmani sono terrorizzati all'idea di toccare un pallone da calcio che è fatto con la pelle di maiale. Cioè, questo non è un principio regolatore, questo è un tabù alimentare, è una legge alimentare. E la stessa cosa per l'alcol. Nel sistema vedico i principi regolatori sono principi. Il vegetarianesimo è diciamo così, la manifestazione dei due principi fondamentali di
compassione e di pulizia. Però noi vediamo che in casi di emergenza, in tutte le storie vediche, sono casi di emergenza, si chiamano apat dharma, cioè è il dharma di emergenza. Uno per sopravvivere può fare praticamente qualsiasi cosa, non è che diventa, va all'inferno. No, va all'inferno nel senso di Naraka, se lo fa normalmente, come modo di vita, ma anche per esempio il consumo di alcolici, di intossicanti, che poi nella categoria degli intossicanti ci hanno messo pure il cioccolato, poveri noi, cioè, capito? Il consumo di intossicanti è un problema se è un'abitudine, se uno diventa un ubriacone. Non se occasionalmente consuma un alimento o una bevanda che può contenere una certa percentuale di alcol. Perché, per esempio, nella medicina ayurvedica esistono delle preparazioni che hanno dall'8 al 12% di alcol derivato dall'uva. Poi dice, fatemi pensare. È vino, ragazzi, cioè non è che sia chissà che cosa. È una medicina, l'alcol è una medicina. È ovvio che se uno si deve fare il suo quartino tutti i giorni a pasto, non è più una medicina, diventa un'abitudine, diventa un'assuefazione. Allora, il problema di non prendere intossicanti significa non farsi venire un'assuefazione. Perché l'assuefazione, proprio come principio, ti distrugge la vita, qualsiasi assuefazione. Perché ti distrugge la salute, ti distrugge la mente, ti distrugge la regola di vita, l'autodisciplina, l'autocontrollo. L'assuefazione è il problema. Per cui noi vediamo, per esempio, perché Prabhupada ci ha messo pure il tè negli intossicanti, perché in India bere il tè, il chai, è un'assuefazione. C'è gente che comincia la mattina e va avanti, e in Italia il caffè, cioè, diventa un'assuefazione. In America, negli Stati Uniti, è ancora peggio che in Italia, dal punto di vista del caffè, della caffeina. Se voi andate in giro a vedere un po' di social media, meme, eccetera, no? Cioè, c'è gente, cioè, la maggior parte della gente, ormai cultura accettata, che uno senza caffè non gli parte il cervello. Questa è una assuefazione. Nello stesso modo in India, bere il tè, c'è gente che, cioè, adesso non lo so quanto sia autentica la storia, ma sembra che la moglie di Prabhupada gli avesse venduto i suoi libri per andare a comprare, prendere i soldi per andare a comprare biscotti per il tè. Cioè, è chiaro che con un'esperienza di quel genere lì, una persona dice, beh, veramente, allora, sono due cose che non mi piacciono nella vita, le mogli e il tè. Cioè, è chiaro, vabbè, è comprensibile. Però non è che se uno beve una tazza di tè, oddio, ha fatto peccato. Cioè, io in India, 35 anni in India, 25 di residenza fissa, più 10 di viaggi, quando vai a trovare la gente, ti offrono una tazza di tè. Dai. Cioè, perché offendere la gente e far vedere che tu sei tutto un pezzo di ferro, capito? Non vale la pena. Vale la pena. Certo, se poi dopo diventi un assuefatto al tè, ti devi fare 10 tazze al giorno ogni volta che ti giri di qua e di là, no. Molti indiani lo fanno, Senti, a me il chai mi ha salvato la vita quando viaggiavo sui treni, tipo Delhi Calcutta, un brava, brava, freddo della Madonna. esatto. Il Non solo chai è stato il freddo, non miracoloso. solo il freddo, ma anche come astringente del tratto gastrico. Per cui se uno ha la belly belly, come dicono, no? Cioè, i tè ti
Va Eh sì. bene, dai, vediamo. Okay. Addirittura c'era la Prabhupada Lilamrita, perché io ai tempi avevo tradotto il primo volume. C'era la storia che un giorno Prabhupada arriva e cioè, capita due dei suoi primi discepoli che erano lì a bersi una bella tazza di tè ciascuno. Erano tutti paranoici, cioè, oddio, adesso Prabhupada ci ha beccato a bere il tè, gli intossicanti. Prova di qua, dice, ma sì, medicinale, va bene, va bene. Cioè, devo capire cosa vuol dire principio. Quando parliamo di principio regolatore, vuol dire che è un principio. Non è un anatema per i disobbedienti che infrangono il tabù. Dai, questa è una menata abramica. Oddio, ha fatto... No, dai, non si fa così. Dimmi, Parma, dicevi qualcosa. No, mi viene sempre in mente un aneddoto di quando ero appena diventata devota, che era sotto Natale, per cui ci mandarono a distribuire i libri a Bologna, così. E uno mi offrì un cornetto con la crema che io mangiai a quattro ganasce perché avevo una fame della Madonna. E l'unica persona, lo dissi a Vici Travasini, te la ricordi? Sì, era quella che traduceva lì. Era del gruppo dei traduttori prima che arrivassi io. Anche quando gliel'ho detto a lei, un po' così, con un certo senso di colpa, lei mi disse: ma sì, e mi è rimasta sempre impressa questa cosa, che lei era molto shanti shanti, come si suol dire, anche in altri atteggiamenti. Ma infatti per quello che se n'è andata. Di fatto a un certo punto è andata in India, visto com'era la storia, e Brava, detto: è meglio che me ne vado. esattamente. Infatti è la stessa cosa che ho fatto io. Nel 84 sono andato in India e ho detto, ah, momento. Però. Ah però, esatto, con due P, ah però. Sono tornata nell'86, ho salutato tutti e ho detto, vabbè, io esco un attimo, vado da un'altra parte. Perché? Purtroppo la gente che non è mai stata in contatto con la cultura indiana, la cultura vedica, eccetera, tende a interpretare le cose su un binario abramico, perché quella è la cultura. Purtroppo questo si riferisce non solo agli occidentali, ma purtroppo anche a molti indiani che sono andati alle scuole cristiane. Per cui sono stati, come dire, condizionati È in quella parecchio. direzione, per cui ci sono, è diventato un caos pazzesco. Anche in India stesso, sono 200 anni che le famiglie più influenti in India, tutti quelli che possono permettersi di pagare le rette scolastiche salatissime, mandano i figli alle scuole cristiane. E questo... Non, cioè, purtroppo ha condizionato non solo i modernisti, ma anche i tradizionalisti, perché nelle famiglie ricche e influenti ci sono anche le famiglie dei Brahma, la famiglia dei tradizionalisti indiani, eccetera, eccetera, per cui vengono fuori personaggi che diventano anche leader religiosi induisti e sono rovinati dal punto di vista culturale e intellettuale perché hanno assorbito passivamente un sacco di robaccio ostile. Per esempio, io purtroppo continuo ad arrabbiarmi inutilmente con la stragrande maggioranza degli attivisti induisti che continuano a definire la divinità, l'immagine sacra, la divinità del tempio come idolo. Ma idolo, ragazzi, ma non sapete cosa dire idolo? Allora, a scuola gli hanno insegnato che in inglese dice idolo e loro lo chiamano idolo. Senti, io ho varie pagine su Instagram di cultura indiana e Ecco. spesso lo dicono, anche io ogni volta gli dico: perché lo chiami indiano? Cioè, perché lo chiami idolo? Murti, si chiamano Murti. Ma anche divinità, immagini sacre, se non gli piace usare il sanscrito.
Il problema è che non si rendono conto che idolo ha una semantica, un bagaglio semantico orribile. E io in futuro glielo vado a dire. Però, purtroppo il danno è fatto. E secondo me a questo punto noi lasciamo che gli indiani cuociono nel loro brodo il più possibile. Se noi poss se ci ascoltano, bene, se non ci ascoltano, non è che dobbiamo star lì a menarla troppo. Insomma, noi No, facciamo però le sai, un nostre cose. occidentale, tra virgolette, che gli fa notare questo errore, Guarda, è tanta roba a la parere mio. storia della mia vita, Per la cui io storia della mia vita negli ultimi 20 anni. una volta uno gli ho scritto specificandogli che questo era un termine che avevano portato gli inglesi britannici, bla 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 bla. Oh, da quel momento non l'ha più detto. Bravo, meno male. Meno male che No, qualcuno ci apriva. bisogna dirglielo, capito? Bisogna dirglielo. Infatti, la Hindu University d'America mi hanno consigliato di scrivere un libro, Il Veda europeo, e sicuramente, guarda, se non schiatto troppo presto, se non Il corri, Veda esatto, europeo inteso come? Il Veda europeo perché loro hanno questa idea che siccome gli occidentali, gli europei non possono essere induisti perché non sono nati, non hanno il DNA della razza induista, e poi È un po' come gli ebrei. chiamano. Ma Ecco! guarda! Ma E anche loro loro! di Non l'ho detto discendenza io! matriarcale, ma tramite la madre. Non l'ho detto io! Non l'ho detto Lo io! dico io, però. Brava! Per cui praticamente c'è questa cosa, c'è questo, mi sembra, non mi ricordo più chi Philip, non mi ricordo, Goldberg, probabilmente un altro ebreo, praticamente ha scritto il Veda americano, e allora mi hanno detto, ma perché non scrivi tu il Veda europeo? Guarda, Quasi quasi. quasi, infatti, se la vita mi dà tempo e energia, sto meditando di farlo veramente. Penso che sia ottima come idea, in quanto c'è ancora questa menata degli indoeuropei, ancora c'è tutta questa storia, per cui Bravo, bravo, ma infatti neanche i danni. ricostruzionisti pagani del Norse ne sparano a tutta maniera. Infatti a uno gli ho detto, ma quali fonti vedi che? Ma di quali fonti vedi che stai parlando? Non mi hanno risposto, è chiaro. No? Perché secondo loro le fonti vedi che dicono quello che vogliono loro. Purtroppo sì, quello che loro considerano le fonti vedi che sono le elaborazioni degli indologisti coloniali che hanno dato origine al nazismo, signori. Cioè, voglio dire, vabbè, virgola. Chiudiamo la parentesi, andiamo a capo. Facciamo un nuovo paragrafo. Quindi, tornando ai principi regolatori. Allora, abbiamo visto il vegetarianesimo, gli intossicanti. Parliamo un attimo del sesso illecito, che è una cosa sulla quale la stragrande maggioranza ha dei problemi, perché chi poi va a cercare di abusare dei bambini evidentemente aveva qualche problema. Qualche Parecchiucci. problema, un odore di problema da qualche parte. Allora, anche qui si tratta di un problema abramico. Perché? Perché le ideologie abramiche danno molta enfasi alla condanna dell'immoralità sessuale, che per loro l'immoralità sessuale, secondo le ideologie abramiche, è una sana, diciamo così, soddisfazione del piacere materiale, cioè il sesso consenziente. Per gli abramici, immoralità sessuale vuol dire sesso consenziente. Attenzione, come dicono gli inglesi, let it sink, lasciate assorbire, digerite il concetto.
perché è importantissimo. È una questione di prospettiva. Allora, l'immoralità sessuale è il sesso consenziente, signore. È chiaro che, come dicono i cardinali cattolici, gli imam islamici, eccetera, abusare sessualmente i bambini non è sesso, quindi non è immoralità sessuale, perché il bambino non è consenziente, quindi va bene. Non è immoralità sessuale, si capisce il problema? Una mentalità totalmente demoniaca. 180 gradi opposto, cioè, però, siccome è, come dire, ambiguo, vago, loro parlano di moralità sessuale, la gente pensa all'idea di moralità sessuale che hanno loro in mente, poi dice sì, giusto, giusto, giusto. No, andiamo a vedere la Bibbia, il Corano, eccetera, noi vediamo che lo stupro e la schiavitù sessuale sono non solo accettati, ma ordinati dalle scritture abramiche. Quando parliamo di moralità sessuale, abbiamo questo problema. Quindi, quando si parla di non fare sesso illecito, oh! Si aprono le caterate del cielo, cioè tutte le varie fantasie distorte, complicate, diciamo così, contorte, perverse, saltano fuori. Saltano fuori. Perché, per esempio, un sannyasi che cerca di regolare la vita sessuale di due discepoli griasta è una perversione al 100%. È addirittura è 180 gradi opposto a quello che un sannyasi dovrebbe Ma nel caso il Sagnasi avesse avuto un'esperienza fare. matrimoniale, Assolutamente no. non lo può fare nemmeno. Assolutamente, ma neanche deve pensarci, che dire di parlarne. Questi sono i principi di base del Brahmacharya. Il sannyasi dovrebbe seguire le regole ancora più di un brahmachari. Addirittura, ma proprio anche solo pensare all'idea di rapporti sessuali è una cosa che non dovrebbe neanche fare. Figurati se lo fa passare come attività devozionale il fatto di fare fantasie sessuali sulla vita dei discepoli griasti. Assolutamente. Se ha avuto esperienze matrimoniali, deve rimanere nella fase di matrimoniale. Solo un griasta può parlare ad altri griasta di faccende materiali, di faccende fisiche. Un sannyasi non si deve neanche sognare. Perché non dovrebbe averlo nemmeno nella testa. Dovrebbe Brava! Non dovrebbe neanche passargli neanche per l'anticamera del cervello. aver superato questa cosa. Superato. Dovrebbe il sannyasi dovrebbe parlare di liberazione, dovrebbe parlare di moksha, dovrebbe parlare di come dire, distacco da ahankara mamatra, distacco dall'identificazione con il corpo. Che accidente addirittura la presenza di un sannyasi a una cerimonia di matrimonio è considerata di cattivo augurio. Adesso capisco perché tutti i matrimoni della ISKCON sono falliti. La maggior parte. Scusa, eh no, Il perché? 90%. Ma è chiaro, ma è chiaro, è chiaro. Cioè, se uno non ha queste informazioni, questa comprensione di base, è certo che fa dei disastri, dei danni. Fa dei danni. Non è che il terzo principio regolatore ti aiuta a fare una vita devozionale migliore. Se interpretato in quel modo, Abramo fa dei danni spaventosi. Perché quello che più reprimi
più diventa forte e, come dire, marcio. Tu prendi un cane, ok? Tu hai un cane, mettiamo che hai un cane. Un cane mangia. Cioè, voglio dire, poverino, cioè, deve mangiare, no, un cane? È normale che il cane mangi. Ora, siccome tu sei contrario ai cani che mangiano, ah, il cane no, non deve mangiare perché... Lo chiudi in cantina. Il cane comincia, prima uggiola, poi si mette a abbaiare e poi si incavola. Più lo tieni in cantina a mangiare i topi e gli scarafaggi, e più il cane si incavola perché non ha una buona dieta. Più lo tieni chiuso e represso e compresso, e magari una volta al giorno vai dentro e lo fusti, come fanno i cristiani, col cilicio, no? La mortificazione della carne, La no? frusta uncinata. La frusta uncinata. Tu pensi che il cane diventa tranquillo? No. Alla prima occasione ti sa, ti sbrana. E questo spiega la realtà dei problemi che tanti grandi, puri devoti hanno con l'abuso, con gli abusi sessuali. Se poi riescono a trattenersi dagli abusi sessuali, però fa da sé, perché fama, distinzione e profitto sono forme sottili. Per cui, se non è che si diciamo così, aggrediscono la povera gente che gli capita a tiro, però diventano ossessionati da fama, distinzione e profitto. Quindi, ragazzi, il terzo principio rotolo, pigliatelo, mettete in una scatoletta e lasciamo perdere. Perché il vero significato, come abbiamo detto prima, il problema è l'assuefazione, il problema è l'abuso. Il sistema medico non dice che il sesso consenziente è immorale, anzi, andate a vedere il Kama Shastra, andate a vedere il famoso Kama Sutra, è una scrittura sacra del Dharma. Il Kama è uno dei quattro principi, dei quattro scopi dell'esistenza umana. Andate a vedere all'esterno di molti templi antichi, è una, diciamo così, tutto un catalogo di Maituna che uno dice, però, interessante. Cioè, perché? Perché è naturale. Quando è consenziente, quando è in accordo ai principi della religione, addirittura Krishna Bhagavad Gita dice Kamasmi, io sono Kama, che non è contrario ai principi della religione. Ma chi sono i principi della religione? Veridicità, compassione, pulizia e autocontrollo. C'è scritto da qualche parte di essere sposato? C'è scritto da qualche parte che devi farlo solo per avere un figlio. Questo è un problema abramico. E però Prabhupada ha portato quel problema Ma bravo. Prabhupada, allora, a parte il fatto che Prabhupada gli ha fatto dire di tutto e di più. E io dubito sinceramente che abbia detto tutto quello che gli viene ha scritto sia come citazione che come interpretazione. Secondariamente, Prabhupada stesso, purtroppo, ragazzi, veniva dall'educazione cristiana. Si è fatto lo scotti scoglio Chakrakuta. Bhaktivinoda era uno dei principali Brahmo Sahib, diciamo così, dei collaborazionisti britannici. L'hanno messo a fare il questore di Puri, il governo coloniale britannico l'ha messo a fare il questore, il collector a Puri. Chi ce l'ha messo lì? I preti del Tempio, secondo voi? No, ce l'ha messo lì il governo coloniale britannico. Bhaktivinoda è stato
Adesso devo andare a controllare esattamente, ma mi ricordo che è stato il primo laureato dell'Università Britannica di Calcutta. Indiano. Sì, beh, chi è che mica la gente d'Europa andava all'Università di Calcutta, dai, scusa. Cioè, l'Università di Calcutta ci andava i calcutini, non i francesi, insomma, cioè, è chiaro. Per cui, cioè, la formazione cristiana è evidente. E andava bene a quel tempo, perché se non facevi il cristiano, filo cristiano, non andavi da nessuna parte. Infatti, se andiamo a vedere il Shivananda col crocifisso al collo, Vivekananda che va in giro a dire che i suoi due libri preferiti sono la Bhagavad Gita e l'imitazione di Cristo. Cioè, l'imitazione di Cristo? addirittura ha scritto che veniva preso dall'estasi quando vedeva la Maddalena che lavava i piedi del Cristo con le sue lacrime, e Vivekananda dice: io vorrei lavare i piedi del Cristo col mio sangue. Ok, cioè, non era mica l'unico, Bhaktivinoda o Prabhupada, non mica gli unici. Quando Bhaktisiddhanta ha mandato i suoi discepoli in giro per l'Europa, dove andavano? Andavano nei circoli cristiani, nelle chiese, cioè, dove credi che andavano? Andavano, e Prabhupada, Bhaktivinoda Swami, Prabhupada, quando è andato in America, ha cominciato ai circoli cristiani. Infatti, poi ha visto che lì non si batteva un chiodo, come si suol dire. E allora è andato a New York e ha incontrato gli hippie. Però lui era partito con l'idea che noi dobbiamo predicare i cristiani. E infatti continuava a dire il Signore Gesù Cristo e questo e quell'altro, Cristo e Krishna, perché lui pensava di predicare i cristiani. Ma oggi come oggi, secondo me dovremmo esserci accorti che il cristianesimo ha fatto la sua corsa, tutte le religioni abrahamiche hanno fatto la loro corsa, non è che stanno andando da nessuna parte, stanno andando giù. Infatti la gente si sta allontanando. Però allora cosa serve fare un Vaticano induista? Yes. No, cioè, torniamo alle origini reali. Ripuliamo diciamo così, la nostra mentalità dalle vecchie sovrastrutture abramiche e cerchiamo di capire cos'è veramente la coscienza di Cristo. Dica. No, nel senso che Prabhupada poi cioè cercava di portare la coscienza di Krishna, ma sotto forma dice, la coscienza di Krishna è per tutte le religioni, cioè nel senso. Sì, ma Prabhupada, sì, ho capito, ma non era il suo messaggio primario all'inizio. Sì. Cioè, il suo messaggio primario all'inizio, lui dice appunto, la coscienza di Krishna non è una religione, è per tutte le religioni, però noi sappiamo che comunque Gesù Cristo era un Vaishnava, cioè, che non è vero, perché fatemi vedere una riga in cui Gesù Cristo ha mai parlato di Vishnu. Non mi risulta. Cioè, questo deriva dal fatto che ovviamente lo Scottish College, così come in tutte le altre organizzazioni religiose abramiche, ti fanno leggere le loro scritture come vogliono loro, il famoso cherry picking. Cioè, come dire, la sordità selettiva, la cecità selettiva. Per cui alla fine, ma anche specialmente negli Stati Uniti, ci sono tutti questi fanatici cristiani. Non ho mai letto la Bibbia, ma quando mai? Per cui Dio amore, Gesù ti ama, ma dove c'è stato mai scritto? Fatemi vedere una riga in cui c'è scritto che Dio ama tutti e che Gesù ama tutti. No, al massimo Gesù dice:
amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, però sta parlando con 12 discepoli, non sta mica parlando con te. Cioè, voglio dire, momento. No, anzi, l'amore di Dio nell'Antico Testamento, nelle varie, come dire, glorificazioni, per esempio, la famosa glorificazione di Davide, no, a Yahweh. L'amore di Dio si manifesta nello sterminio, genocidio, e di chi non siete voi, insomma, non è il popolo eletto. L'amore di Dio si manifesta ordinando al popolo eletto di sterminare tutti gli altri. Questo è l'amore di Dio. Di nuovo, dobbiamo riesaminare l'interpretazione e la prospettiva, esattamente come il concetto di moralità sessuale. Si capisce? Quindi, un'altra cosa interessante che io ho scoperto ricercando, medicamente ricercando, è che il concetto di matrimonio nella cultura vedica è molto diverso dal concetto di matrimonio abramico, corrente, convenzionale. E il concetto di matrimonio nel sistema vedico è qualsiasi relazione romantica o sessuale. Non c'è, non esiste né monogamia, né monoandria, né coabitazione. Cioè, uno ha un rapporto, quello è un matrimonio. Poi non si vedono per tutto il resto della loro vita, va bene, c'è problema. Uno non è che non può sposarsi con qualcun altro, anzi, abbiamo dei panda, ma i panda è tutto un tripudio di matrimoni, cioè, proprio, ah, chi più ne ha più ne metta. Capito? Nella lista dei tipi di matrimonio considerati legittimi, legali, c'è perfino il Rakshasa Vivaha in cui la ragazza viene rapita, tolta alla famiglia. E questo è un sistema, diciamo così, consenziente di solito, per cui abbiamo l'esempio sia di Krishna Rukmini sia di Arjuna Subhadra. Tecnicamente sono Rakshasa Vivaha. Però Anche Bhishma rapì no, le tre no, 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 fanciulle. Bhishma non si è sposato. No, 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 lui no, 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 ma no, le ma non le ha rapite? No, assolutamente. No, 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 no. ha rapite per il. No, non le ha rapite. Come Errore. no? No, no, no. Bhishma è andato a partecipare allo Svayamvara delle principesse. Allora, lo Svayamvara non è un rapimento. Lo No, Svayamvara. scusa, nella Mahabharata, Sì. no, c'è lui che va, prende queste tre principesse per No, i suoi no, fratelli, no, 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 tant'è vero che una no, gliele dice no, tante, no, quattro. no, 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 pardon, errore. Allora, queste tre principesse, tre sorelle, ok? Erano kshatriya, principesse kshatriya, per cui il sistema tra gli kshatriya è che la ragazza sceglie il marito osservando praticamente chi è il concorrente più forte, più valoroso, più capace, chi è lo kshatriya migliore. E in una serie di gare, di dimostrazioni, eccetera, e questo procedimento si chiama Svayamvara. Ed è lo stesso con Rama e Sita. E lo stesso con Arjuna e Subhadra. Scusa, Arjuna e Draupadi. Praticamente la principessa sta lì bella, seduta, tranquilla sul suo tronetto, con la ghirlanda in mano, e quando il vincitore delle varie gare risulta chiaro, il vincitore si fa avanti, la principessa gli mette la ghirlanda al collo, e questo è il matrimonio. E allora com'è la storia di Bhishma, la Bhishma? storia di Bhishma è che siccome il nipote di Bhishma, che doveva, diciamo così,
doveva salire al trono. Era un impotente, era uno che non era in grado neanche di stare in piedi da solo, senza dei puntelli. Hanno deciso di mandare Bhishma a partecipare alle gare. E ovviamente Bhishma, essendo quel grande personaggio kshatriya che noi sappiamo, ha vinto le gare. E le tre principesse sono state felicissime di dire sì, benissimo, cioè ha vinto, è un ottimo kshatriya, ci piace. E per cui gli hanno messo le ghirlande. E allora Bhishma ha detto sì, bene, bene, allora andiamo. Mentre che andavano sul carro, che se ne andavano per i fatti loro, per ritornavano a Astinapura, Amba gli viene in mente di dire: ah, sono così contenta di sposare te, perché tu sei un grande persona. E quindi dice: no, guarda che ci siamo capiti male, non è che sposi me, sposi mio nipote. E quella gli ha spalancato l'occhio e ha detto: come, scusi, puoi ripetere? Non sposo te, sposo quell'altro? E chi è questo quell'altro? Alla descrizione data da Bhishma, Amba ha detto: no, cioè, scusate, qui c'è stato un equivoco. A me non interessa sposare questo personaggio che tu dici, perché va bene sacrificarsi per il regno, sacrificarsi per il Praja, ma mi sembra eccessivo. E Bhishma gli ha detto: va bene, non c'è problema, sei libera di scegliere. Allora Amba diceva: ah, sì, allora io mi ricordo c'era un concorrente che mi piaceva, allora fammi tornare, portami da lui, che così io sposo lui. E infatti Bhishma, molto diciamo così, da gentiluomo, l'ha portata, l'ha accompagnata e l'ha scaricata a casa di questo qua. Amba è andata dentro tutta contenta: ah, guarda, non sposo più quello là, adesso sono libera, posso sposare te. Perché quello kshatriya lì in particolare c'era un falso io che faceva paura e diceva: ah sì, io sarei la seconda scelta, cioè vieni da me adesso che tutti quanti sanno che ti sei sposata, che vai a sposarti con il re di Astinapura. Eh no, ragazza, vai, vai, cioè mi interessa. Allora a quel punto lì Amba ha chiamato un tassì, come farebbero oggi, un Uber, ha trovato qualcuno che la portasse di nuovo a casa dal padre. E il padre gli ha detto: scusa, non ho capito, tu hai accettato pubblicamente il re di Astinapura con la ghirlanda e tutto quanto, io che cosa devo fare? Devo fare un altro Svayamvara per te? Ci ridono tutti dietro. E Amba si è incavolata, sai, alla giobbe covata, no? Sai come? Sei incavolata da morire. E ha detto: ah sì, mi hanno preso tutti in giro, adesso mi vendico io. Per cui ha fatto una serie di austerità, rituali, austerità, eccetera, finché alla fine ha ricevuto la benedizione di diventare maschio. E per diventare maschio, per poter affrontare Bhishma e uccidere Bhishma sul campo di battaglia, perché era incavolata, se l'era presa di brutto. Quindi il rapimento qui proprio Ah. non c'è, Mi non c'è. ricordavo che la rapiva. E purtroppo magari qualcuno ti avrà detto che l'ha rapita, perché io No, c'ho. c'ho il Mahabharata lì, Brava, però. brava, ma io adesso non mi ricordo più come si chiamava l'amico di Mazia che io l'ho conosciuto, l'ho conosciuto. No, no, mica No, quello, quello di proprio. Mazzavatta, no, di un indiano e poi c'ho anche, vabbè, insomma. Ecco. Se tu vai a vedere quello di Ganguly, secondo me quello almeno dovrebbe raccontarla giusta. Perché anche se un indiano ha scritto una roba del Mahabharata, però cioè, anche gli indiani ne sparano grosse No, magari mi ricordo male io, sai volte. quanti anni fa Può volevo. darsi, però io mi ricordo abbastanza bene, molto chiaramente. Tant'è vero che questa cosa di Amba, che diventa uomo praticamente, è interessante perché costituisce un precedente di trasformazione transessuale.
Per cui alcuni che sono attaccati alla versione abramica dicono: ah no, è rinata, ha preso un'altra nuova nascita. No. È stata la prima transgender, più o meno. Non la prima, perché il primo che risulta è Ila, giusto? Dimmi, Gianni. Sì. Non c'è la forma di Shiva e No, quello non è un transgender, quello là è no, Narendra Shari, esatto. metà uomo, metà donna, nel senso che Dio è sia maschio che femmina, FM. sia padre che madre. Quello non è una questione di transgender. No, Ila è praticamente la storia, c'è nel Bhagavata pure. 5-4. Ok, allora, vediamo un attimino se mi arriva. Velocemente faccio una ricerca. Purana Ila Purana. Dimmi. No, niente. Ah, ecco. No, Purana Kila non c'è niente. No, Ila. Va bene, questo magari lo metto vado a cercarlo, lo metto nei commenti al video. Praticamente era un re che è entrato inconsapevolmente in una area di foresta dove si trovavano Shiva e Parvati impegnati nei loro lila, e Ah, praticamente sì. sia il re, ti ricordi, no? Sia il re che tutto il suo seguito da maschi sono diventate femmine, compresi i cavalli. Cioè proprio tutti femmine. E il re nella sua forma femminile viene chiamato Ila. E praticamente cosa è successo? Che il re è tutto costernato, ha detto: no, ma veramente noi non l'abbiamo fatto apposta. E allora Shiva gli ha dato la benedizione: va bene, facciamo che un giorno sì, un giorno no, un giorno siete maschi, un giorno siete femmine. E questa è un'altra cosa divertente. Invece Amba che diventa Shikandi o Shikandini, la cosa interessante è che Mahabharata lo chiama sia Shikandi che Shikandini. Per cui Shikandi è il nome maschile, Shikandini è il nome femminile. Che poi Amba, come Shikandi, è diventato figlio adottivo di Drupada, del re Drupada, ma è diventato figlio adottivo, non è che è nato di nuovo dal re Drupada come maschio. Cioè, non c'è bisogno, nel sistema vedico, nella società vedica, non c'erano questo tipo di pregiudizi che uno doveva, dove, no, 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 non può cambiare sesso all'interno di una stessa vita. C'è nessun problema. Il transgenderismo è un abominio per la Bibbia. Addirittura c'è la legge biblica, che poi diventa la legge talmudica del Sinedrio, che se un uomo si veste da donna deve essere lapidato. Cioè, alla faccia. Cioè, si veste da donna, non è che si fa operare, non è che va a fare il trans, diciamo così, va a prostituirsi come trans. No, semplicemente si veste da donna, si mette gli abiti femminili. Deve essere lapidato. Nel senso, vi dico, questo proprio non c'entra niente. Dice, boh, sì, può vestire da ok. Qual è il problema? No problem. Anche perché nei tempi vedici sia le donne che gli uomini si vestivano molto poco. Per cui cioè non è che uno dice mi vesto da donna. Infatti Praticamente. non capivo come Krishna faceva mettere la cucuma sul petto delle gopi se ci avevano i No, ciolli. Poi no, no. No, no, ho saputo tramite Hridayananda Maharaj che il cioli è venuto dopo dalla famiglia Chola, i sottosari per i musulmani, insomma, bravo, drappeggiavano delle stoffe intorno al esatto, ed corpo. erano stoffe anche diciamo piuttosto leggere e anche rivelatrici, perché se noi andiamo a vedere nei tempi antichi anche le divinità di vestiti ce n'hanno pochi, però c'è un sacco di ornamenti, un sacco di Sì. gioielli. E uno dice: scusa,
Cioè, alcuni cercano di dire già non hanno i vestiti perché dobbiamo farglieli noi i vestiti. Sai, le divinità bisogna vestirla, quindi non possono avere già. E gli ornamenti no? Una persona, Ecco. tempo fa, molti anni fa, tirò fuori la teoria, io penso sua, che all'esterno dei templi c'erano tutte queste Maituna, divinità, esatto, bastone di legno. Maituna e anche che erano vesti non vestite, perché così uno praticamente sfogava la sessualità fuori quando entrava nel tempio. Non aveva una speculazione così larga. È un'idea così balorda che non so se ridere o piangere. Ma è un'idea tipicamente, diciamo, ispirata all'ideologia abramica, perché invece il Brahmacharya dice che non ci deve neanche pensare. Quando tu vai al tempio, devi essere libero dalle impurità. Non è che prima di entrare nel tempio ti rotoli un po' nell'impurità, così la facciamo fuori e poi entro nel tempio. Questo era il concetto, no? Eh sì, ma il concetto di. È un concetto balordo. Sì, Balordus. infatti dicevo, No, ma anche addirittura, perché ma io voglio ne ho dire. sentite anche dalle altre. Ne ho sentite, per esempio, il tempio di Konark, che è famoso, dovrebbe essere famoso quanto il tempio di Khajuraho, solo che a Khajuraho sono più templi, tutti insieme nella stessa. No, e Konark Me invece lo è un tempio ricordo. solo. E il tempio di Konark, io sono andata parecchie volte a portare delle persone, cioè, e ogni tanto cercava di sentire quello che dicevano le guide, no? Le guide locali. Ma addirittura uno diceva che sì, queste cose erano necessarie al tempio perché così la gente imparava l'anatomia. Perché la gente non andava a scuola, doveva imparare l'anatomia dalle raffigurazioni. No, con me la guida è stata più esplicita. A un certo punto parlava in inglese, io capivo poco, però a un certo punto ho capito benissimo che indicando una rappresentazione, cioè questo è un 69. Anche mi sono fatta una risata, nel finale. Sì, Però esatto. è interessante, insomma. Allora, e tu capisci che quando si parla di principi regolatori, oh, ma c'è tutta una montagna sotto, Anche il discorso, cioè la parola Brahmacharya che viene Brahmacharya. Brahmacharya che viene tradotto, cioè nel senso astensione dal È sesso. una traduzione abramica. Sì, perché poi uno che studia per diventare Brahma, come Brahma o qualcosa del genere No, può no, no, essere Brahman. Brahma. Brahmacharya significa comportarsi come il Brahman. Brahman. Che significa essere liberi dalle identificazioni materiali. Il vero Brahmacharya si ha, specialmente i bambini, se vengono lasciati a se stessi, sono innocenti, nel senso che non hanno pruriti di natura sessuale, per cui vedono le persone, come anime, come Brahman, come Atman. Quando tu tratti le persone come Brahman, ti comporti come Brahman e tratti le persone come Brahman, è certo che non salta fuori il sesso, perché no, non ha le attività sessuali, le relazioni sessuali sono basate sul corpo. Quindi, quando tu lasci l'identificazione, l'attaccamento, l'attrazione per il corpo, il problema dei rapporti sessuali decade immediatamente. Quindi, Brahma Acharya, significa comportarsi, avere uno stile di vita da Brahman, non da Brahmana. Il Brahmana è colui che vive come il Brahman, quindi Brahmana e Brahmacharya sono sinonimi. Brahmana e Brahmacharya sono sinonimi. Infatti,
il famoso Atri Rishi, che tutti gli induisti minimo colti riconosceranno, viene citato come Janmana Jayate Sudra, Brahma Janati, Brahmana. Per nascita uno può essere solo Shudra. Tutti nascono Shudra. Chi conosce il Brahman, chi si comporta come Brahman, è il Brahman, è Brahman. Si diventa Dvija attraverso i Samskara, si diventa Vipra attraverso lo Sudha e i Veda e si diventa Brahmana conoscendo il Brahman, realizzando il Brahman, comportandosi come Brahman. Quindi Brahma Acharya. Il Brahmacharya è chi si comporta come Brahman. Non chi fa distinzioni tra uomini e donne. Quello è, di nuovo, è il 180 gradi di distanza, di differenza rispetto all'idea originaria. Perché l'astinenza sessuale, il celibato del sistema abramico, si basa proprio sulla distinzione, sull'identificazione con il corpo. Io sono uomo, tu sei donna. Addirittura i monaci del monte, come si chiama in Grecia, i monaci ortodossi, non, Atos, no. Athos, brava, brava, il monte Athos, non fanno entrare neanche le galline femmine sull'isola. Ma voglio dire, ma che ti Oddio. fai una gallina? Dai, cioè io capisco una pecora, ma la Evidentemente. gallina, dai, scusa. Evidentemente pressione sessuale È tale. chiaro, e quindi su questo è 180 gradi, cioè invece di superare l'identificazione materiale, il celibato, l'astinenza sessuale abramica è esattamente l'opposto, è la massima identificazione con il corpo, l'ossessione dell'identificazione con il corpo. È chiaro che quando si applicano questi principi alla cosiddetta coscienza di Krishna, di nuovo, come abbiamo detto prima, si fa il danno. Il danno. Quarto principio regolatore è non fare speculazioni gioco d'azzardo. Non fa speculazioni. Oddio, noi votiamo Siddhanta. Questo è Siddhanta perché l'abbiamo deciso noi a votazione. Congratulazioni. Come speculazione non c'è male. Cioè, voglio dire, non capiscono cosa vuol dire. Per loro speculazione significa credere eresia. Credere in qualcosa, in qualche cosa che non è approvato dall'autorità politico-religiosa, teocratica. Eresia. Cioè, più abramico di così non si potrà. Quando andate a chiedere cosa vuol dire non fare speculazione, non essere eretico, non pensare, non credere, non insegnare ciò che noi non abbiamo approvato. Ma nell'origine Prabhupada cosa intendeva? Prabhupada intendeva che le speculazioni. Allora, c'è una differenza tra eresia e fantasia. Allora, l'eresia è una questione politica. Fantasia è una questione di ignoranza. Quando uno si dice che specula, in generale si tratta di un processo mentale ascendente. È chiaro che qui entra il concetto di autorità. Però il problema chi è l'autorità? Se l'autorità viene eletta politicamente e non ha la conoscenza originaria, autentica delle fonti, delle scritture, eccetera, ma è un'autorità perché lo dico io che sono un'autorità. È la stessa storia del guru. Chi è guru? Chi è guru non è chi, nel sistema, diciamo così, politico, non è chi è realizzato e che si preoccupa del discepolo come dovrebbe. Ma chi è stato eletto e viene certificato politicamente dal governo, dal governo diciamo così, dell'organizzazione, se non dal governo dello Stato, viene certificato come autorità.
Questo è il punto. Il concetto di non fare speculazioni in origine va bene, nel senso che tu non ti inventare che Krishna è vestito da Babbo Natale. Questa, cioè, vestire Krishna Babbo Natale è una speculazione. O dire, cioè, guarda che l'ho visti, le foto di tempi Sì, me l'hai detto, antichissimi. sì. No, penso Con che la barba! proprio. Con la barba bianca. Ma questo è in India o in America Non o lo so, dove? non lo so, non lo so, Ah. non lo so. Può essere, tutto può essere della vita. La speculazione in sé, diciamo così, è una possibilità dell'essere umano. Cioè, nel linguaggio accademico occidentale, il termine speculazione non è negativo, è un termine, diciamo, filosofico. Quando parlo di speculazioni filosofiche, ma infatti il problema è che quando la gente cerca di capire le cose senza avere una conoscenza di base, sta Un casino. speculando ed è un casino. Perché se tu, per esempio, facciamo l'esempio della matematica, no? Cioè, la matematica, ti dicono, non è un'opinione, giustamente, però ci sono teoremi, equazioni, formule matematiche che sono state inventate, per modo di dire, da personaggi, grandi matematici, che quindi portano il loro nome. Però questi matematici conoscevano l'ABC, conoscevano le basi. Se uno non sa neanche le tabelline, non sa che cos'è un'addizione, una sottrazione, non può inventarsi un'equazione di non so quale grado. Questa è la speculazione. Speculazione significa fantasia. C come dicevo prima, c'è una differenza tra eresia e fantasia. L'eresia, secondo me, dovrebbe essere incoraggiata. Nel senso, la parola eresia, la parola eres significa scelta. Cioè uno sceglie di credere quello che in coscienza si sente di credere. Questo significa la parola eresia. Mentre invece la fantasia non dovrebbe essere incoraggiata a livello di conclusioni filosofiche. Allora, vabbè, si fa una fantasia, ma è meglio farsi una fantasia su boh, che ne so, il Signore degli Anelli, Harry Potter, piuttosto che farsi una fantasia su Krishna, su Shiva. Perché si fabbricano delle cose che non sono autentiche, non sono solide, sono solo degli esercizi di speculazione, di fantasia. Si capisce la differenza? Sì, Capito? direi che siamo eretici. Evviva! Proud! Orgogliosamente, orgogliosamente eretici. Heretic Pride! Faremo le parate. Dai. Quindi, cioè, questi sono i quattro. Poi, per quanto riguarda le speculazioni in gioco d'azzardo, anche lì un'altra forma di gioco. A parte il fatto che un sacco di grandi devoti, Prabhupada, hanno fatto soldi con il gioco d'azzardo in borsa. E uno dice: fedeltà Prabhupada, gioco d'azzardo, come faccio i miei soldi? Giocando in borsa. Ok, abbiamo capito chi sei. Per cui questo è, ma anche il fatto di pensare che puoi fare delle attività criminali negative, adharmiche e cavartela perché sei un devoto, questo è un bel gioco d'azzardo, eh? È un bel gioco d'azzardo. Si perde sempre. È una roulette russa alla quale si perde sempre. Per avere poi il proiettile lo becchi. Per cui io spero di aver chiarito. Poi per quanto riguarda i 16 giri al giorno, vediamo che abbiamo già fatto un'ora e mezza. Per cui i 16 giri al giorno, 16 è un numero. È un numero di buon augurio, però non è un numero particolarmente, perché per esempio Bhaktisiddhanta, i guru di Bhaktivedanta,
ne chiedeva 64, quindi uno dice come 654. Voglio dire, sono numeri di buon augurio, il doppio di 64 è 108. Quindi sono multipli, sono, come dire, divisori di 108. È un numero di buon augurio, però non è Tutti che sia. i divisori di 108 in questo caso sono di buon augurio. Ma diciamo che questi divisori principali sono considerati importanti, sono considerati di buon augurio, per cui 8, 16, 64, 108 li troviamo spesso, li troviamo nel numero diversi delle preghiere, li troviamo nel numero di articoli da offrire alle divinità, però per esempio gli articoli da offrire alle divinità non c'è soltanto il 16, c'è il 5 che non è un divisore di 108, C'è. per cui c'è il 3 che non è un divisore di 108. Beh, un divisore di 108, boh, non lo so, non so. Io come matematica faccio un po' pena, per cui non sono qualificata a parlare troppo di matematica. Però ci sono dei numeri di buon augurio che hanno anche magari un significato simbolico, però 16 giri non è che uno con i 16 giri, zac, c'è cioè la cosa mistica che quando ha fatto i 16 giri raggiunge chissà quale realizzazione mistica. Se può farne di più, può fare di più, ne fa No, di non so meno. se in India, cioè nel senso se questo il fatto di 16 era un qualcosa di Prabhupada o in Di India esiste. Prabhupada, una cosa di Prabhupada. E questo era, cioè nel senso In la India il sistema originario tantrico è che per raggiungere il mantra Siddhi bisogna recitare un numero totale, complessivo di mantra, che alcuni mettono a 100.000, alcuni mettono a 300.000. Infatti c'è la tradizione che mi sembra che Krishna Chaitanya avesse detto che lui apprezzava molto chi avesse realizzato di recitare almeno 100.000 nomi. Per cui il 16 non appare. E infatti il Vrata, perché in realtà non sono principi fondamentali del Dharma, è un Vrata, è un voto. È un voto per cui uno fa voto di seguire le istruzioni del guru. Le istruzioni del guru, se uno recita regolarmente un tot, diciamo così, rispettabile di numero di mantra, va bene. Poi ovviamente deve comportarsi anche di conseguenza. Quindi i principi regolatori sono delle linee guida, dei principi che regolano il comportamento durante il periodo del voto, che poi il voto non è una cosa a vita. Il punto è che Prabhupada ha instaurato questa cosa del voto a vita, che per tutto il resto della vita bisognava seguire, perché la sua intenzione era quella di creare una classe, un gruppo di brahmana qualificati, realizzati, devoti a Krishna, che dovevano cambiare il mondo. Sì, vabbè. Questo è un altro discorso. Però originariamente il Vrata non è che devi farlo per tutta la vita, lo fai per un periodo di tempo. per prefiggersi un Esatto, obiettivo. esatto. Infatti questo tecnicamente in sanscrito nel sistema Karma Kanda del Tantra si chiama Sankalpa. Quando uno cosiddetto prende l'iniziazione alla Harinam, in pratica fa un Sankalpa, un Vrata Sankalpa. Vrata Sankalpa significa io dichiaro ufficialmente, esplicitamente, che seguirò queste regole, farò queste cose così come il guru mi ha istruito a fare per il tempo che il guru mi istruisce a fare, nient'altro. Tutto il resto è personalizzabile. Personalizzabile. Infatti io, per esempio, raccomando alla gente di prendere un Sankalpa, se uno vuole fare un Vrata Sankalpa, di farlo non a cadenza quotidiana, ma accumulativo.
nel senso che la cadenza quotidiana, come 16 giri al giorno tutti i giorni, si può fare se uno vive al tempio, se non c'è nient'altro da fare. Devo finire i giri, prabù prabù, devo finire i giri. Vabbè, ok, finisci i giri. Ma non è che questo è un discorso che puoi fare quando hai un lavoro esterno, una famiglia, dei doveri sociali. Devo finire i giri. Prova a dirlo al capo ufficio se devi finire i giri. O al proprietario della pizzeria. Devo finire i giri. Sì, vabbè. Cioè, vai a fare un giro e cioè, restaci. So. Cioè, per cui il vrata sankalpa cumulativo è che uno va avanti con il vrata finché ha raggiunto la quota, per esempio, dei 300.000 nomi. Che non è mica difficile, perché 300.000 nomi, anche se fossero solo, invece che nomi, sono 300.000 mantra, fa anche un'ora solo al giorno, ci si mette qualche anno, ma è che ci si mette tutta la vita. Poi ovviamente, E poi viene da solo, viene spontaneo. bravo, e questo è quello che stavo dicendo, questo si chiama mantra siddhi. Cos'è il mantra siddhi? La perfezione del mantra. È che dopo aver ripetuto il mantra per un certo numero di volte, il mantra stesso si è modellato nel subcosciente. Per cui hai installato una murti del mantra nella tua mente. Infatti, secondo Shilpa Shastra, ci sono vari materiali in cui noi possiamo modellare una murti, e uno di questi materiali è la mente. Per cui noi ripetendo il mantra per un numero sufficiente di volte, con più attenzione possibile, non è detto che sia il massimo tutte le volte, noi modelliamo una murti del mantra nella nostra mente e rimane lì installata, modellata e installata, per cui viene da solo, come giustamente dicevi tu. E questo si chiama mantra siddhi, non c'è più bisogno di mettersi lì col giappino. Certo, nessuno ti dice che non devi farlo. Cioè, puoi farlo benissimo, anzi è bene se continui a farlo, perché un po' la murti va adorata, va servita, per cui se la murti una volta installata la metti lì, non le fai mai il bagno, non la fai, diventa un pochino, si accumula un po' di sporcizia, per cui se continui a recitare mantra, ascoltare mantra, eccetera, praticamente è come servire la murti, è come fare il bagno alla murti, vestirla, fare le offerte, eccetera, eccetera. Perché è una forma semplicissima di yagya, di servizio personale. Infatti, diciamo, tra gli yagya ci sono già pagati. È il sacrificio più semplice, più efficace, più pratico, eccetera. Per cui questo è il concetto dei giri. Non è come i bollini di qualità che tu fai 16 giri, ti danno un bollino sul passaporto per andare ai culti. Per favore. Cioè, e se manchi un giorno 16 giri, oddio. Ho perso il turno. È come un gioco d'oca, torna alla casella 1. No, io pensavo che era lo Shodai Upachara perché Ma se la Shilpa Shastra sono 16, il rituale dell'adorazione con 16 articoli. Però, come dicevamo prima, c'è anche il Pancha Upachara. Sì. Cioè, voglio dire. E c'è il 64 Upachara. Quando si fanno le installazioni super reali, eccetera, eccetera, si offrono 64 articoli, però sono numeri di buon augurio, non è che sono numeri mistici, cabalistici, che se tu fai il numero, ah, ta, cioè se ne fai 17 non funziona più, no, cioè fai pure 17 giri, che va bene, ragazzi, grazie, abbiamo sforato addirittura di un quarto d'ora. Senti, non staccare il collegamento quando Va togli la bene, diretta. chiudiamo, esatto. Allora, chiudiamo l'incontro di oggi pubblico e passiamo al privato. Già, grazie per la partecipazione. Già, già.